signora, prego, si accomodi. Avanti, venga, venga. Sì, come posso aiutarla? Ok. Ah, ha visto la borsa che le interessa in vetrina? Allora, faccio una cosa. Vada pure lei a prenderla e me la porti qui. Non si faccia problemi, tanto è lì. Così gliela mostro per bene. Eccola qui. Le posso dire che ha scelto una delle più belle che abbiamo. Ha davvero molto, molto gusto. Cosa l'ha colpita? Quindi la grandezza, poi il colore molto particolare. Bene, poi mostrargliela in modo da nella sua totalità, ossia dai suoni che produce, al suo interno, alle tasche, a quante cose può contenere. Dunque, innanzitutto, come può aver notato subito, è molto grande. Ha questo fondo rettangolare. Cucitura centrale, molto resistente ed è molto comodo perché quando lei mette all'interno della borsa qualsiasi tipo di oggetto va a posarsi sul fondo e quindi trova una sua posizione statica, non fa avanti e indietro per la borsa o non si muove molto quando lei si muove con la sua borsa, quindi trova una sua posizione. La forma è questa, a secchiello orizzontale, come può vedere ha sia i manici per portarla a mano, la tracolla per portarla a spalla così. È molto bella da vedere in tutte e due le versioni, sia a mano che a tracolla. È molto pratica. Io non so se lei è una persona che come me si porta tutto nella borsa quando esce di casa. Esatto. La tocchi pure. Prego. A parte il fatto che è molto morbida, molto resistente. Manifattura è di ottima qualità, come può vedere. Guardi le cuciture. I particolari delle rifiniture qua. I dettagli sono il rame bruno. Intonati col colore della borsa. Lateralmente ha queste due fibbie, ovviamente una da un lato e una dall'altro,
anche cambiare un po' la forma della borsa stessa. Vi faccio vedere. In alto la fibbia. In modo da accorciare un po' la borsa sia da una parte ovviamente che dall'altra, renderla un po' più pienotta. Lei può regolarla ovviamente come vuole. Rimetto per com'era, con la sua forma originale, che secondo me è la migliore. Questo è davanti e questo è il dietro. Ovviamente finta pelle, ma ha una tessitura e una morbidezza che davvero si avvicina tantissimo alla pelle vera. Qui abbiamo una tasca dove lei può riporre le cose che ha bisogno di trovare più in fretta, tipo il telefonino, o dei fazzolettini di carta, oppure un mazzo di chiavi, e tenerli comunque sempre a portata di mano. Mostrare il suo interno in modo che lei possa rendersi conto della capienza di questa borsa. Molto belle e perfette, direi. Proprio intorno alla cerniera abbiamo questo dettaglio molto carino che prende anche quello della tasca. Non è per nulla rumorosa e c'è anche il vantaggio che, non essendo di ferro, non arrugginisca. Questo è l'interno della borsa. Come può vedere, è molto grande. È foderata con questo tessuto marroncino. Una più piccola e una più grande, dove lei può riporre qualsiasi cosa. Abbiamo un divisore con una cerniera, dove lei può mettere all'interno, perché è molto capiente anche questo. Gemella questa, e qui tengo un diario dove mi scrivo tutte le cose, tutti gli appuntamenti e le cose che devo ricordare soprattutto, e porto sempre con me.
Il colore è un po' particolare, però le nostre borse si distinguono dalle altre proprio per lo stile. Sono pensate, disegnate, studiate proprio per le esigenze delle donne. Sì, il prezzo è un po' alto, ma a parte il fatto che lei può usufruire di un 20% di sconto perché è già nostra cliente. Ovviamente il colore è solo questo, nera non ce l'ho purtroppo, però si vede, è un colore che comunque è andato molto in voga negli anni 70, dopo è sparito per un po' dalla circolazione per ritornare poi negli anni 80. Anni 80, poi è sparito ancora ed è ritornato di moda quest'anno, poi sparirà per un po', penso, e ritornerà ancora in futuro, quindi se lei acquista questa borsa può utilizzarla a periodi. Io di solito ho diverse borse e le cambio anche spesso perché mi piace cambiare. Quest'anno magari lei può utilizzarla per tutto l'anno. L'anno prossimo verrà da me e le venderò un'altra borsa di un'altra tipologia. Per poi tornare l'anno dopo ancora con questa borsa magari. E poi io sono del parere che comunque la moda la facciamo noi. Lei provi a tirare fuori una borsa molto particolare, magari che non è più in voga quest'anno. E se inizierà ad indossarla, anche le altre persone che la vedranno tireranno fuori la vecchia borsa e la indosseranno di nuovo. Le piace, vero? Sì, io l'ho presa subito quando mi è arrivata in negozio, subito, subito. Me ne sono tenuta una da parte perché una borsa così, secondo me non ha uguali, sia per la qualità del tessuto usato, sia per la qualità della manifattura, dei dettagli e della borsa in se stessa, perché no? Vi assicuro che io mi porto dietro di tutto e ci sta proprio qualsiasi cosa, dall'ombrellino al disinfettante per le mani, al portafoglio, sciarpa di seta che mi porto dietro, insomma la crema per le mani, un po' di tutto. Può utilizzarla tutti i giorni, è una borsa portabilissima per andare a fare la spesa, per andare al lavoro, per fare una gita, insomma proprio per qualsiasi occasione. È 130 euro, però col 20% di sconto verrebbe sui 105 euro, insomma facciamo 100, se per lei va bene. Mi creda, i soldi spesi sulla qualità sono i soldi spesi meglio. E questa è un'ottima borsa, tra l'altro potrà anche rilassare ogni tanto e ascoltando i meravigliosi suoni che produce. Come può vedere è semplice, non ha tasche e tasconi, ne ha solo una molto discreta qui al lato che le ho fatto vedere all'inizio, dove appunto può tenere le cose che le servono senza stare a cercare all'interno della borsa, più a portata di mano, diciamo.
sua. L'aspetto l'anno prossimo per un'altra borsa. Buona giornata a lei, è stato un piacere.